Buonasera a tutti gli amici che ci seguono in diretta su Facebook, agli amici di Sottosopra, di Osservatorio Globalizzazione, che seguono le nostre pagine e i nostri dibattiti. Per me è la prima volta, mi chiamo Alessandro Catanzaro, come vedete, anche dalla didascalia, è la prima volta che conduco. Parliamo di America. E siamo onorati di avere con noi un ospite di eccezione che è Dennis Redmond. Lo presento, un giornalista americano, responsabile comunicazione, media e sviluppo del Consiglio per le relazioni Italia-USA, consulente della società Edelman, nonché per 25 anni alla guida della Associated Press per l'area del Mediterraneo, nonché mio ex professore di giornalismo. Chiamerò professore e li ringraziamo molto di essere qui con noi e per un'ora discuteremo con lui di America, di quello che succede in America e di quello che farà il neo presidente Joe Biden insieme alla sua vice Kamala Harris. Buonasera, professor Redmond. Buonasera a tutti, buonasera. Dunque, cominciamo subito a parlare degli argomenti. Quindi, parlando di stretta attualità, come tutti sappiamo, ieri è cominciato. Che alla Camera già era stato approvato in precedenza. Sento bene. L'epifania, l'assalto inferocita al Congresso che ha fatto alcuni morti e poteva farne però anche molti di più. Per come si sono svolte per come si è svolta la vicenda. Quindi chiederei subito, mi sembrava giusto fare questo passo indietro e chiederei al professor Redmond se questi fatti, a suo parere, rappresentano una ferita profonda per la democrazia americana. Certamente per gli americani è non solo una ferita profondissima, perché praticamente non è mai successo in tempi recenti una cosa di questo genere, ma anche è una profonda vergogna che gli americani sperimentano nella loro carne, una specie di vergogna perché gli americani sempre hanno la visione di una democrazia perfetta che dà l'esempio nel mondo, dove le istituzioni funzionano, dove c'è il perfetto equilibrio tra l'esecutivo e il giudiziario l'esecutivo, il giudiziario e il legislativo, e perciò per loro è stata una sorpresa, una specie di un ultimo shock nella presidenza Trump, dove pensavano che l'America era un gigante, ma è un gigante che ci aveva proprio i piedi d'argilla. In molte cose gli Stati Uniti si pensava che fosse un gran paese e poi si è visto. C'è un problema di 50 stati che ognuno è un paese a sé. C'è un problema di un sistema medico che non è centralizzato, perciò ognuno fa un po' come vuole. C'è una serie di problemi che adesso ha cominciato a tentare di risolvere Biden, che anche gli Stati Uniti non volevano ammettere che avessero, anzi, alcuni non credevano che li avessero. Quando è successo questo assalto al Campidoglio, e raccomando a tutti di vedere questo video
di 13 minuti che si incontra naturalmente in rete, che lo vedete tutto dall'inizio alla fine e vedrete come questa folla inferocita, vedetelo tutto, vedrete come la folla inferocita ha cominciato a invadere il Campidoglio. È una battaglia, è stata una battaglia di simboli. Non dimentichiamo che si è utilizzato la bandiera americana per strappare gli occhi di alcune persone, per colpire altri con il mastro della bandiera americana, o si è utilizzato la bandiera della Confederazione, cioè dei Stati del Sud, cosa che si credeva che fosse superato, ma in verità non è stato superato. Si credeva anche che le persone che andavano a manifestare sarebbero pacifiche, invece molte erano armate, tanto che sono morte 5 persone e 2 poliziotti si sono suicidati dopo questa scena traumatica. Perciò tutto quello che è successo il 6 gennaio è stato non solo per gli americani uno shock, ma anche per l'autoimmagine. Immaginate che gli americani sono diventati un po' con lo stesso riflesso di qualche volta gli italiani. Cosa pensano di noi? Cosa dicono di noi? E questa era la più grande potenza del mondo. Perciò di solito le grandi potenze non si fanno cura di quello che pensano gli altri o di quello che scrivono gli altri. Invece i propri giornalisti. La copertura di questo video ha dimostrato che alcuni giornalisti britannici o australiani hanno fatto un lavoro più serio che i propri americani, perché gli americani non ci credevano, non potevano crederci. Anzi, ieri durante l'impeachment, uno dei impeachment managers ha confessato che era la prima volta che portava la figlia a vedere questi risultati certificati dell'elezione e che ha avuto vergogna perché la figlia gli ha detto, dopo che il padre gli aveva detto: mi dispiace che è successo questo il 6, che hai avuto paura, che ti sei nascosto sotto il tuo tavolo, che ti sei barricata dentro gli uffici, adesso ti faccio venire un'altra volta. No, grazie papà, diceva la figlia del rappresentante, non vengo più al Campidoglio. Perciò era una specie di ripudiazione di una delle istituzioni le più sagrate per gli Stati Uniti, che sia dalla parte dei repubblicani o da parte dei democratici, è stato uno shock. E perciò questo evento sarà una ferita molto profonda e che gli americani avranno nel loro libro di storia e nel loro inconscio, avrà lo stesso impatto che un 9-11 o forse che un evento drammatico come un assassinato di un presidente o di un candidato. Certamente sarà a quel livello, se non di più. Perché poi avere a Washington, dopo questo, non prima, perché prima le forze dell'ordine erano piuttosto leggere, ma io direi avere a Washington lo stesso numero di truppe che sono
In questo momento americani che sono stazionati in Afghanistan e in Iraq, il totale delle truppe che stanno lì, cioè 25.000 membri delle forze armate nella città di Washington, lo stesso ammontare di truppe che stanno in Afghanistan ed in Iraq, è una cosa che fa un impatto incredibile. Anche questi soldati a dormire nel Campidoglio, basta metterlo a livello europeo o italiano per capire come questo è un trauma che rimarrà durante molto tempo. Poi questo trauma in questi giorni viene ancora più lavorato e più avvelenato, perché si rivivono questi con i film che vi avevo raccomandati, con i video che avevo raccomandati e con altri argomenti tra i legislatori dei due partiti. Certo, ma avrei una domanda proprio sulle forze dell'ordine, che sono risultate, adesso sono tantissime ed è uno shock, ma lì per lì forse erano tragicamente poche, eppure c'era sentore di una cosa del genere. E come Infatti, mai? la cosa che era sorprendente è che noi all'estero e anche in altre parti degli Stati Uniti e anche nella stessa Washington, molta gente diceva, beh, è meglio stare in casa perché ci saranno delle manifestazioni. Perciò il coordinamento delle forze dell'ordine è stato molto leggero. E credo che durante questo impeachment magari arriveremo a qualche conclusione o qualche indizio di quello che è successo. Il problema a Washington è che, un po' come in Italia, o che in altri paesi, ci sono varie polizie, perciò c'è la Metropolitan Police, c'è la Capitol Police, c'è la Guardia Nazionale, c'è le truppe. E perciò la catena di comando, stranamente, della Capitol Police, se non mi sbaglio, passa attraverso l'esercito. E perciò l'esercito, cioè il Pentagono americano, non, per qualche ragione non ambiva ad aumentare il numero di soldati o di polizia per questo. Infatti si vede che la polizia, quando si guarda il famoso film, si vede che la polizia no, non resiste, va indietro, tenta una manovra diversionaria, ma non resiste fino a quando 2 o 3 ore dopo vengono le truppe della Guardia Nazionale e cominciano a espellere i manifestanti. Perciò è certamente per sbaglio, che mi sembra un po' tirato per i capelli, o piuttosto per disegno una protezione leggera dalla parte del Capitol Police, del Metropolitan Police. Quindi comunque un errore, lo diciamo a posteriori, però Un fatto. errore Ah. o una mossa intenzionale per precisamente permettere a questa folla di andare verso il Capitolio senza essere ostacolata più di tanto. Questo sarebbe ancora più grave perché ti rendi complice, ragionando così ti rendi complice di un tentativo di colpo di Stato. Poi non si può definire colpo di Stato quello, È però. un'insurrezione, e l'insurrezione, diciamo, se si guarda la definizione di insurrezione, si vede che è un movimento di sovversivi che tentano di disrompere il potere. Perciò, certamente
Questa insurrezione era intenzionata a interrompere la conta ufficiale dei voti dei grandi elettori per l'elezione della presidenza americana di novembre. Comunque, ad ogni modo, ora c'è questa procedura di impeachment che tra l'altro è un unicum nella storia, no? Perché per la prima volta, almeno per quanto riguarda il presidente, vabbè, intanto per la prima volta è la seconda procedura di impeachment che un presidente subisce. E poi in questo caso il mandato è già terminato, quindi si punta a non a proclamare un'interdizione dei pubblici uffici, praticamente per Trump. Questa. Questo sarebbe il sogno dei democratici, ma è chiaro che per il momento, vedendo quello che è successo dal punto di vista procedurale, ieri si è deciso che si poteva andare, il Senato poteva continuare a fare il giudizio di Trump, perché sei membri del Senato che erano repubblicani hanno votato con i democratici, perciò questo era la prima tappa, ma la seconda tappa dovrebbe essere dopo che il Senato, che in pratica diventa come se fosse una corte, cioè si decide. Si condannano la persona che è incolpata, cioè il presidente, ex presidente Trump. È chiaro che avendo bisogno di 17 voti, cioè 11 in più di quello che hanno avuto nella votazione procedurale, sembra difficile. Visto gli argomenti, visto la situazione dei senatori repubblicani, che molti dei quali sono sotto elezione e tengono al patrocinio di Trump, mi sembra molto difficile arrivare al 17. Eventualmente i democratici speravano che ci fosse un'ulteriore votazione, perché ci deve essere una votazione supplementaria dopo quella per condannare il presidente Trump, che poteva proibire l'ex presidente di concorrere per qualsiasi incarico pubblico. Quindi due Ora, votazioni distinte. perciò due votazioni distinte. È chiaro che anche se questo non arriva a questo punto, i democratici insistono a fare tutta la procedura per utilizzare come in un gigantesco palcoscenico di teatro destinato a fare gli americani capire quello che è successo, Certo. capire e tomare, riprendere le misure di quello che è successo. Un'altra cosa, del quale aggiungo un'altra cosa che forse gli ascoltatori non sanno, è che allo stesso tempo, mentre c'è questo impeachment, stanno procedendo le approvazioni dei vari ministri, cioè segretari o altri, dalle commissioni del Senato. Perciò che cosa succede? Io su questo campo di battaglia o democratico tu sei il mio avversario repubblicano e ci stiamo scannando praticamente, per utilizzare una parola romana, sull'impeachment, ma allo stesso tempo, nello stesso giorno o in un'altra parte del Senato,
Stiamo votando pro o contro il nuovo segretario di Stato, il nuovo segretario della giustizia. Tutti gli ambasciatori che andranno all'estero devono essere approvati dal Senato, eccetera, eccetera. Perciò, qual è l'esercizio delicato? È che se il presidente Biden vuole che tutti siano più uniti e che gli Stati Uniti vengano a riconciliarsi un po', ci deve essere un bilancio per non avere troppo antagonismo tra i repubblicani e i democratici. E per mostrare questo, e per contestualizzare, senza fare pubblicità, so che gli italiani gli piace molto vedere le pubblicità del Super Bowl americano, e c'è stato il Super Bowl. Ogni Super Bowl nella storia recente ha avuto una grande pubblicità della FCA, della FCA, cioè della Fiat Chrysler, Che e adesso poi si accusa con la Peugeot, no? con la Peugeot. E allora, come sappiamo, producono la Jeep, che è praticamente un'icona americana. Allora, che cosa succede? La Jeep ha sempre fatto una pubblicità con le icone americane, l'ha fatta con Clint Eastwood vari anni. Adesso è Bob riuscito a Dylan pure, mi prendere sembra, no? Bruce Springsteen, e Bruce Springsteen ha fatto una pubblicità per la prima volta per un prodotto, perché lui non lo fa mai. E qual è il tema? Meet me in the middle. Cioè, mi incontri in mezzo, cioè in mezzo all'America, e così questo è simbolo dell'unità. Perciò hanno colpito sul mood degli americani, che hanno sete che ci sia una specie di riconciliazione. Sì, poi Springsteen notoriamente democratico, lui che viene da Sì, un'infanzia però liberale. anche un'icona americana, Lui insomma. parla ai lavoratori soprattutto perché le sue canzoni, vabbè, io essendo appassionato di rock, le sue canzoni hanno forti temi sociali, soprattutto il tema del lavoro, della classe operaia, molte. È vero, però no, noi dobbiamo ricordare che diciamo, è un'icona che esiste già sta da 40 anni sulla scena, e perciò gli americani lo vedono come uno di loro, insomma, non lo Quello di Born in vedono. the USA. Sì, esatto. Senta, invece abbiamo ha nominato poco fa la nomina giustamente di tutti i posti dell'esecutivo, perché sappiamo come funziona, un'amministrazione esce, ne subentra un'altra e scatta lo spoil system, quindi l'amministrazione di segno opposto si nomina i suoi uomini e donne. Infatti volevo un parere su questo, sulla nomina del nuovo gabinetto di Joe Biden e quindi sugli uomini e le donne del suo gabinetto, dove lui ha fatto anche una scelta precisa di rappresentanza delle minoranze e quant'altro, accontentando forse anche l'ala più progressista o qualcuno dice fregandoli un po', perché poi in realtà ideologicamente sono tutti moderati. E oltre alla nomina delle persone, anche sui primi atti, Biden ha emanato tantissimi ordini esecutivi che cercano di smantellare molte delle decisioni politiche di Trump. Allora, diciamo che in quanto Trump non aveva fatto questa mossa, Biden ha detto chiaramente che il suo cabinet sarebbe un po' l'eco o la rappresentanza di quello che fosse l'America di oggi, perciò che ci sarebbero le varie etnie, i vari generi, che sarebbero rappresentati.
Perciò, naturalmente, Kamala Harris rappresenta non solo l'afroamericano, perché lei è andata a una scuola afroamericana, ma lei è metà indiana e metà dai Caraibi come origine. Perciò prende con questa vicepresidenza tutta una serie. A parte il fatto di essere la prima donna. Poi c'è anche il segretario della difesa, che Lloyd Austin, che è un generale in pensione, che era molto amico del figlio di Biden, anche un cattolico, e anche lui di afroamericano. Poi ha utilizzato molta gente con esperienza, il segretario dell'agricoltura, credo che ha fatto 8 anni con Obama, perciò una specie di omaggio ad Obama. Poi ha preso anche vari ispanici, come il segretario dell'educazione Miguel Cardona. Poi ha anche utilizzato uno dei suoi rivali nella presidenza, nella corsa per la nomina democratica, come Pete Buttigieg, che è un ex sindaco che è pure sposato con un uomo, e perciò è rappresentante dell'LGBTQ. E perciò tutte queste persone sono in rappresentanza di un certo settore degli Stati Uniti. L'unica cosa, l'unica promessa che lui non ha compiuto, molti non si ricordano, ma lui aveva promesso di nominare un repubblicano. Un repubblicano non c'è, perciò mostra che ancora non è riuscito a riempire questa promessa. Ma in un posto minore, il repubblicano. Lui avrebbe voluto un nome, però credo che è possibile che durante i suoi 4 anni di mandato potrà anche scegliere qualche repubblicano. In relazione anche all'altra cosa, ho insistito sulle minoranze etniche, perché poi sono maggioranza, adesso sono diventato quasi maggioranza negli Stati Uniti, perché quando noi elenchiamo i problemi, diciamo, che ha l'America, se ci fosse solo uno di questi problemi, come per esempio Covid-19, ma ce ne sono tre esempi che sono menzionati, ma non mai il quarto. Il primo è Covid, l'altro è l'economia, e il terzo, diciamo, è il problema Clima, Green New Deal. del clima. Beh, si menziona questi, ma in verità queste minoranze che sono adesso maggioranze hanno abbastanza sete di un equilibrio razziale e etnico, e di una rappresentanza un po' più visibile del loro gruppo. Nessuno può capire il numero di queste ferite se non va negli Stati Uniti e non si rende conto di come erano le cose anche quando io stavo all'università, come Alessandro, e sono andato nel sud degli Stati Uniti. Io ancora c'erano dei ristoranti dove c'era il segno Whites Only o
delle interdizioni per fare entrare la gente di colore nei bar o nei stabilimenti pubblici. Questo nella mia vita. Ora, Ora non il c'è fatto. però la discriminazione ancora di fatto è forte. La L'abbiamo visto con la Black discriminazione, Lives Matter. esatto, abbiamo visto questo, abbiamo visto anche che molte di queste classi sono state, si sono, per esempio, nella campagna di vaccinazione in America in questo momento c'è un po' di resistenza della comunità afroamericana. Perché? Perché questo mese, tra parentesi, è il mese, gli americani hanno sempre il giorno D, il mese D, la settimana D. Questo mese è il Black History Month, sempre febbraio. Ora, la cosa incredibile è che molti di queste minoranze sono resistenti alla vaccinazione perché negli anni 30 o 40 negli Stati Uniti c'erano degli esperimenti fatti a Tuskegee in Alabama con un gruppo di persone dove si faceva gli esperimenti senza dirglielo su vari vaccini, eccetera. E molti raccontano questo e allora questo crea un sospetto per questa cosa. E la comunità che è stata più colpita certamente dal Covid in questo momento. Sì, è certo, anche questo è un fattore. Che era il progetto MK Ultra? Era quello lì? Si chiama The Tuskegee Tuskegee? Airmen's Tuskegee Airmen's Test. Tuskegee. Magari ora lo mettiamo in link anche, Sì. ci pensa Andrea a metterlo in link anche ai nostri ascoltatori Sì, lo perché troverete perché è una cosa di molto quale interessante, i perché non è bianchi non poi. parlano, ma tutti i neri, se lei incontra una persona afroamericana e dice questa parola, sì, questi sono gli esperimenti che facevano, che poi il governo ha dovuto dare le scuse e risarcire alcune di queste famiglie, se non sbaglio. Comunque, queste Concettualmente non è ferite troppo profonde. come. Prego, prego. Un'altra cosa, certamente, che ha colpito e questo è stato simboleggiato nell'assalto al Campidoglio. Guardiamo qual è stata l'istituzione americana dove c'è stata l'integrazione la più rapida e più modella. Le forze armate sono state le prime a essere integrate. Che cosa è successo durante questo assalto al Campidoglio? Molti di questi delle forze armate sono diventati o veterani o diventano membri della polizia. Membri della polizia che in alcune città sono più numerosi che i bianchi. Nel caso di Washington, Washington è una città dove ci sono più gente di colore che bianchi, se si prende la città di Washington stessa, non i suburbi. E si vede in questo film, che vi imploro di vedere per capire meglio, si vedono questi membri della polizia a indietreggiare mentre vanno avanti tutti i bianchi. Perciò anche in questo assalto al Campidoglio il numero di afroamericano era quasi nullo,
Però quelli che stavano difendendo il Campidoglio erano delle minoranze etniche, perciò in ogni evento della campagna elettorale si è visto queste differenze. Non dimentichiamo che nella Georgia c'è stato quello che bisogna insistere è una cosa, mentre sto parlando dei problemi razziali americani, vi raccomando di guardare un personaggio che si chiama Charles Blow, Blow come soprano. È un colonista americano che lavora per il New York Times e lui ha deciso che si sposta a vivere ad Atlanta. Perché lui viveva a New York o a Washington? Perché vai a Atlanta? Ah, perché lì perlomeno faccio massa critica con il mio popolo. Ma lo dice non con un razzista al rovescio, ma come mossa politica. Ma perché non vuoi rimanere a New York, dove c'hai la massa critica dei democratici? No, al contrario, voglio tornare al sud. E allora, come gli americani stanno scoprendo che, soprattutto quelli di colore, che con il potere del voto e con dei organizzatori come Stacey Abrams, che è un'organizzatrice formidabile. Tra parentesi, è una giovane leader del Consiglio Italia USA, è venuta in Italia credo un 10 anni fa, quando c'ero a Torino a una riunione dove noi tentiamo di sempre tentare di fare una specie di prospezione delle nuove generazioni dello stile saranno famose. E lei organizzando questa campagna in Georgia è riuscito a fare eleggere un senatore afroamericano che viene dalla chiesa di Martin Luther King, che era di Atlanta. Perciò è possibile che Atlanta e la Georgia, che era il simbolo del vecchio Partito Democratico sudista e Razzista. razzista dei tempi degli anni 20, 30, 40 e 50, potrà diventare lo stato dove c'è una maggioranza di votanti neri. Questo è il fatto della Georgia, perciò è molto interessante vedere come si sta riorganizzando la politica in America. Nel 2024 probabilmente la Georgia voterà ancora per il candidato, diciamo, favorito dagli afroamericani, non sappiamo chi, forse sarà Kamala Harris, non sappiamo, e in alcuni altri stati, come si sta evolvendo la demografia negli Stati Uniti, è possibile che pure nel Texas, stato sudista, anche razzista nei tempi di Lyndon Johnson, prima della sua conversione ai diritti civili, e si ritornerà a un governo democratico. Ricordiamo che lo stato di Bush, ricordiamo che lo stato, diciamo, dove è stato ammazzato Kennedy, insomma, era un stato principalmente rosso repubblicano. È possibile che nel 2024 ci sarà, grazie agli ispanici, una maggioranza etnica più forte
di prima. Eh sì, perché le cosiddette minoranze stanno crescendo tanto, sia per Esatto. l'immigrazione, sia anche perché hanno un tasso di natalità maggiore rispetto ai bianchi, giusto? Esatto. Questo, no, la ringrazio per aver sottolineato questo aspetto dell'aspetto razziale, del conflitto tra le varie etnie che compongono l'America, perché è un fattore molto molto importante e che se non si capisce appieno, magari non si capisce neanche, non si capiscono neanche tutte le dinamiche che avvengono negli Stati Uniti. Ora però volevo parlare invece delle altre tre sfide che aveva nominato lei. Perché questo aspetto è molto importante, però lo è anche, e tra l'altro lo stesso Biden ha condannato il suprematismo bianco nel suo discorso dell'altro giorno, ha fatto una condanna esplicita, quindi vuol dire che si rende pienamente conto che questo è un tema molto sensibile oggi, e poi all'indomani appunto del BLM, a maggior ragione. Ora mi volevo concentrare però sulle tre grandi sfide, quella pandemica, dove in questo momento l'America ha il maggior numero di morti, però adesso stanno vaccinando veramente tanto, si va a più di 1 milione di vaccinati al giorno. La sfida economica è grandissima con il grande piano di rilancio di investimenti già annunciato da Biden, e ora con una maggioranza democratica in entrambi i rami del Congresso, forse è anche più facile farlo passare in tutte le sue ramificazioni volute dai democratici. E per finire l'aspetto climatico, che poi è strettamente connesso al rilancio economico. Allora, la pandemia, se noi vogliamo dire un po' sottolineare le cose che magari non si leggono tanto in Italia, non si fanno attenzione. Io, per esempio, molti dei miei amici, conoscenti sono andati in farmacia a farsi vaccinare. Questo, ma nelle farmacie commerciali. I stadi della NFL si sono aperti anche alla vaccinazione. L'esercito ha cominciato a prendere un ruolo in questa cosa dei vaccini. Ciò, una volta che si è iniziato questa macchina e che il proprio Biden ha deciso di fare due o tre misure come il porto obbligatorio della maschera in tutti gli edifici federali o in tutti gli edifici pubblici o in tutti i trasporti interstatuali, allora questo già ha creato una mentalità diversa. Poi ha utilizzato il grande Fauci, dottor Fauci, italo-americano, penso di Sciacca, di origine, che ha continuato a parlare direttamente con gli americani e a fare una comunicazione univoca invece di fare dei messaggi. C'è stata una grande coordinazione dal punto di vista dei messaggi. Perciò, che cosa in sommario? Un grande sforzo per espandere al privato, per mettere il privato in moto per la vaccinazione, e una unificazione dei messaggi, cosa che in molti paesi europei non è il caso sempre. E queste sono le due cose. La terza cosa è dare un certo rilievo alla scienza con molte interviste, non solo come si fa in Italia, ma molte interviste con scienziati e con giornalisti che sono specialisti in medicina.
Questo non è una cosa che esiste tanto in Italia, è una cosa che ho sempre io preconizzato di fare una specializzazione o in medicina o in difesa o nell'environment, in clima, insomma, c'è stata una specializzazione e una messa in avanti dei scienziati piuttosto che i politici. L'economia è un altro campo dove in questo momento dicevamo che il Senato stava negoziando altro come i nuovi membri del gabinetto, ma anche stanno negoziando quanto è troppo o quanto si dovrà dare come stimolo all'economia. Ora, solo per dare così un'idea della situazione. Il stimolo che ha dato Trump all'economia quando c'è stato l'inizio della pandemia ha alzato il reddito medio degli americani nel 2020, di 6%. Per questo che Trump ha avuto tanti voti sui famosi 70.000, 74.000 milioni di voti, perché il reddito household income, cioè il reddito per casa praticamente, è andato su del 6%, anche se la disoccupazione era andata al 15%. Ovviamente. Un'altra cosa, perciò adesso si sta discutendo di che tipo di stimolo dovremmo dare all'economia. I democratici vogliono dare un assegno, a parte tutte le altre misure, ma faccio questo per semplificare, un assegno di 1.400 dollari alla maggior parte dei individui che sono nel mercato di lavoro, in più del 600 dollari che hanno ricevuto alcuni mesi fa. Alcune persone dicono che questo è troppo, che questo scatenerà l'inflazione, i repubblicani lo dicono, non tutti, anche Anche Blanchard, ho letto che in un sì. tweet di Olivier Perciò, Blanchard sì, diceva: attenzione che l'economista. rischiamo. E anche qualche democratico dice che lo stimolo è troppo eccessivo, ma secondo me Biden ha messo questa cifra larga per poter negoziare e avere un meet in the middle per arrivare a un compromesso. Questa è la situazione. Poi vediamo che c'è tutto un lato dell'economia americana che funziona per conto suo, che è il lato della borsa, dei piccoli investitori nella borsa, che va per la maggiore e anzi vediamo che molti strumenti nuovi come le cryptocurrencies, il Il caso Bitcoin, eccetera. GameStop. Esatto. Stanno andando per la maggiore. Anche se questo è Adesso. pericoloso perché crea rischio bolle. Addirittura leggevo Esatto. Tesla che è aumentata del 700% in un anno e che investe 1,5 miliardi in Bitcoin, cioè praticamente una bolla al quadrato. E qua si rischia. In più è un'azienda che non ha fatto ancora alcuni benefici. Cioè, ha aumentato il valore, ma non ha fatto nessun profitto. Poi adesso arriviamo alla situazione dell'ambiente. Molto interessante la nomina di Kerry.
Kerry è un po' il simbolo dell'elitista. Ricordiamo che Kerry ha avuto la sfortuna di parlare un giorno in francese, perché lui parla francese, quando era candidato alla presidenza, ancora quando concorreva come candidato contro Obama. E tutti si sono cominciato a prenderlo in giro, che questo è il signore che parla francese. Non è che dicono: ah, ma parla Draghi pure parla tedesco e parla al di là di inglese, no? Che è un tema di ammirazione. No, in America sembra che sia un cruscio, sembra che sia una cosa. Oppure lui andava in giro con la plancia di surf e andava a fare surf. Ah no, ma questo è lo sport di elitista. Cioè, mostra che in America alcune dei personaggi non guadagnano a essere elitisti. Comunque è stato nominato da Biden sarà una specie di consigliere, secondo me, nell'ombra di Biden. Sono stati, non dimentichiamo che sono stati colleghi nel Senato, e lui ha fatto il segretario di Stato, perciò, e non dimentichiamo anche che il proprio Biden, cosa che le persone dimenticano, che era capo della commissione esteri del Senato durante molti anni, una specie di ministro degli esteri ombra, se vogliamo. Dunque, Kerry prenderà certamente un ruolo di leadership in questo e anche a livello mondiale. Vedremo quanto potrà influire gli americani. Sarà per me una cosa da guardare, è che mentre gli americani stavano togliendo tutti i lacci e lacciuoli durante l'amministrazione Trump, per tutto quello che si che erano tutto il riscaldamento globale, dando vantaggi al carbone o altri materiali fossili, mentre stava facendo Trump, questo Trump, la Cina si stava erigendo come grande paladino dell'ambiente. Ora sappiamo che non è per il momento un posto dove noi vorremmo passare le ferie a respirare l'aria buona della Cina, però Magari qualche si montagna del vendeva così. E allora sarà interessante vedere questa battaglia tra gli Stati Uniti e la Cina in questo ambito. questo ambito, certo, anche perché le risorse investite sono tante, quindi le possibilità sono tante. E a proposito della politica estera che ha appena introdotto, mi sono letto tutto il primo discorso ufficiale di politica estera di Biden fatto davanti al Dipartimento di Stato, se non sbaglio, Sì. una scelta anche, sì, anche simbolicamente importante che Sì, significava il recupero. se il presidente andava alla Farnesina e parlava agli ambasciatori e allo staff dei diplomatici italiani, sì. Di per sé non significa molto, però se contestualizziamo e vediamo che Trump aveva un atteggiamento molto unilaterale su questo, allora ecco che acquista un diverso significato. E, ha rilanciato Biden fortemente nel suo discorso il ruolo della diplomazia e della cooperazione, ma anche della superiorità morale del popolo americano, di dare l'esempio al resto del mondo come prima potenza. E poi una sfida forte, soprattutto a due paesi, all'autoritarismo, ma ha nominato espressamente due paesi, la Cina
e la Russia? Allora, diciamo che l'elaborazione di questo discorso di Biden al Dipartimento di Stato l'ha fatta a seguito il nuovo segretario di Stato americano che si chiama Anthony Blinken, un'altra persona molto interessante perché è la prima vice segretario di Stato. Conosce molto bene tutta la diplomazia, è stato educato una parte della sua educazione in Francia, perciò parla francese pure lui, Meglio, se non così per meglio che noi. mostrare che è abbastanza internazionale. E lui ha fatto un discorso dopo quello di Biden, dove lui elaborava un po' più in più grande dettaglio. Una cosa, lui disse una frase che mi colpì, dice, non è che vogliamo fare qua i capi o i poliziotti del mondo, ma il mondo non si organizza senza le regole che magari gli Stati Uniti aiutano a scrivere. Il mondo deve organizzarsi. E le persone che sono capaci di organizzare questo, come hanno organizzato le Nazioni Unite al suo tempo, sono gli Stati Uniti. E come si devono organizzare la politica estera? Abordando i problemi, i grandi problemi, cooperando e con la diplomazia. Dunque, questo è il titolo più o meno di quello che proverà a fare gli Stati Uniti. Non vuol dire che non andranno a prendere delle posizioni abbastanza forte in relazione ai diritti civili e umani. Subito si sono pronunciati, hanno fatto un discorso molto forte contro le misure che hanno preso. Che ha preso la Russia contro Navalny, ma anche contro i dissidenti, ma anche contro i giornalisti, ma anche contro la corruzione. Va letto molto attentamente la dichiarazione del Dipartimento di Stato con questo. Della stessa forma, in alcune cose, gli americani faranno molta attenzione a non provocare la Cina. Biden è d'accordo sul principio e l'ha ammesso, e l'ha anche ammesso Blinken, che la Cina deve essere più trattata come un avversario, ma non un avversario necessariamente militare, ma come un avversario che non rispetta i diritti civili. Non rispetti gli accordi di Hong Kong e altre regole, diciamo, internazionali della cooperazione. È chiaro che non si sa mai se ci sarà un errore o una provocazione nel Mar del Sud della Cina, tra le forze navali dei due o tra le forze aeree, oppure che ci sarà qualche tentativo su Taiwan. Però alcune cose che ha fatto Trump non saranno, l'indirizzamento non sarà molto cambiato. In generale, la politica magari. Invece, un'altra cosa che non si cambierà neanche è nel Medio Oriente, non so che cosa hanno detto gli ospiti dell'ultima volta, il mio amico Alberto Negri, Era un po' critico, ma lui sa. hanno detto, sì, è critico, ma però non cambierà la decisione di Trump di mettere l'ambasciata a Gerusalemme. Ma allo stesso tempo continuerà ad avocare la
la dottrina dei due stati. Ultimo capitolo di Medio Oriente, sull'Iran anche delle prese di posizione abbastanza forti. Sì, l'Iran si adegua e ferma adesso quello che ha cominciato a fare in relazione al suo programma nucleare, dove la lascia più o meno a 3 o 4 mesi dello sviluppo di un ingegno nucleare. Se l'Iran si ferma, allora gli Stati Uniti ricominceranno a negoziare. Per quanto poi c'è stato anche un altro aspetto interessante, cioè che per la prima volta, o comunque per la prima volta da tanto tempo, c'è una critica all'Arabia Saudita, perché poi se guardiamo al rispetto dei diritti umani, l'Arabia Saudita probabilmente è in fondo alle classifiche. Adesso lì Biden e l'amministrazione Biden non l'hanno trattata come un caso specifico per ovvie ragioni geopolitiche. Però è stato detto basta alla guerra in Yemen e basta alle forniture militari per la guerra in Yemen, che poi sono portate avanti dai sauditi, essenzialmente. Sì, è da vedere esattamente cosa sarà la relazione con gli Stati Uniti dopo questa presa di posizione. Perché a un certo punto, come sappiamo, in Medio Oriente c'è sempre una crisi e gli Stati Uniti devono prendere posizione. La famosa red line, la famosa linea rossa dove Obama aveva detto che non era da superare per causa delle armi chimiche siriane, è sempre stato un cruccio e la missione di un errore di politica estera della parte sua e anche un po' la Libia, lasciando un po' il paese disaggregarsi. Per l'Arabia Saudita è un po' più difficile che gli Stati Uniti, anche se adesso gli Stati Uniti sono diventati i più grandi produttori di petrolio nel mondo e che sono in pratica autosufficienti. Questo è cambiato molto da quando gli Stati Uniti dipendevano del petrolio saudita. Bisogna aspettare la prima crisi, bisogna aspettare per vedere quando si sposterà in Medio Oriente, come si sposterà il nuovo segretario di Stato. Tra parentesi, sarà anche interessante vedere se si avrà la fiducia Draghi, a vedere se l'Italia rientrerà nella scaletta degli europei più importanti, perché sappiamo che non c'è stata una rapida chiamata dalla parte del presidente o del segretario di Stato agli italiani, magari perché sapevano che c'era un momento di transizione, però prima l'Inghilterra, lo UK, secondo la Germania, terzo la Francia e poi anche altri in ordine sparsi. L'Italia non era mica nella Neanche nominati, graduatoria. neanche Esatto. nominati. E a proposito, in chiusura, perché tra pochissimo dobbiamo chiudere, proprio riguardo all'Europa e soprattutto all'Italia, ma secondo lei dall'America c'è stata qualche tipo di spinta per la nomina di Draghi, questa crisi di governo con la nomina finale di Draghi, che poi ancora deve essere ratificata
dal Parlamento, perché qua siamo, ne parlavamo anche nei giorni scorsi, però qua è tutto in subbuglio abbastanza. E perché sappiamo che Draghi è stimato in America, ha studiato in America innanzitutto, e poi era stimato dall'amministrazione Obama, e anche Trump a un certo punto ha detto, criticando Powell, ha detto che dovrebbe fare come Mario Draghi in UE. Sì, secondo me Mario Draghi ha molte chance di diventare un regolare partner di chiacchierate e con Biden, perché non dimentichiamo che Biden certamente verrà in Italia, come è venuto anche vari anni fa, quando l'ho avuto il piacere di stare con lui per 2 o 3 giorni a Venezia. Lui verrà perché c'ha la moglie che è italo-americana, e perciò verrà, e verrà perché c'è la simpatia del presidente, e se la simpatia di Draghi, se lui riceve la fiducia, dove lui ha varie entrature. Non dimentichiamo, a parte l'educazione che ha avuto in America, la familiarità di Draghi con Washington. È una persona, tra parentesi, che negli Stati Uniti adottava a varie riunioni del Consiglio Italia-USA veniva assolutamente il più informalmente possibile, senza scorta, senza prendendo la metro, andando dappertutto da solo, e conoscendo molto bene la realtà americana. Perciò secondo me diventerà un frequente vis-à-vis di Biden, di Blinken e di soprattutto del segretario del Tesoro Janet Yellen, che lui conosce dai momenti che lui stava alla BCE. Sì, certo, da cui anche ha preso spunto, probabilmente. Il primo QE è stato di Ben Bernanke, credo. Però poi, insomma, Janet Yellen sotto Obama ha portato avanti un'opera importante dal punto di vista della ripresa macroeconomica, e sì, Draghi ha preso spunto da lì. Secondo lei ci può essere stata qualche spinta da ambienti americani, proprio per cioè la crisi di governo, allora suggerire un nome, Mario Draghi? Non credo, magari 20 o 30 anni fa sì, così, ma credo che questo è un'iniziativa più del presidente, che sa molto bene che Draghi è un atlantista, che è una persona che piace che l'Italia rispetta le sue alleanze tradizionali, e credo che è stato più una creazione del presidente e delle varie manovre politiche della classe politica italiana, incluso Renzi. Di cui sicuramente parleremo, non direttamente, ma approfondiremo come osservatorio globalizzazione, come sottosopra in prossimi eventi. Io la ringrazio, professor Redmond. C'erano delle domande dal pubblico, però mi informano che praticamente ha risposto senza sentirle, parlando dei vari temi. Ah, bene, sono contento. Il radar funziona ancora. Benissimo, quindi la ringrazio molto di essere nostro ospite. Ovviamente, quando ci sarà occasione, saremo felici di riospitarla, di Con molto nuovo. piacere. Col tempo, io voglio solo ricordare, prima di salutare i nostri spettatori, che tra pochissimo, precisamente alle 20, quindi tra 20 minuti, sulle pagine di The Pitch, sempre su Facebook, e di Osservatorio Globalizzazione,
c'è un altro dibattito dedicato alla giornata del ricordo, perché sappiamo che oggi in Italia si ricordano le vittime delle foibe e quella tragedia della storia nazionale che è stato l'esodo giuliano-dalmata a seguito della sconfitta disastrosa nella Seconda Guerra Mondiale. Quindi grazie ancora di cuore al... Grazie, arrivederci e a risentirci. E un saluto a tutti gli ascoltatori.